mio auspicio è che oggi questo primo consiglio dell'Unione dei Comuni del Milanese, all'interno di una sede così prestigiosa, possa diventare un momento importante per i nostri territori. Molta emozione oggi nel fatto di vedere un percorso che è iniziato a novembre del 2009 e che ormai a novembre del 2014 si conclude e parte con l'avvio di questa di questo nuovo ente, che non è un carrozzone, che non è una nuova istituzione che andrà a gravare sulle tasche dei cittadini, ma che sarà per una volta un ente voluto dai primi cittadini, un ente voluto dalle municipalità e non imposto dalla legge centrale. Anche in questo è una rivoluzione importante, una cosa che parte dal basso e che viene costituita per volontà della gente, dei rappresentanti del popolo. L'inizio è anche un inizio non solo per fare un'economia di scala, quindi per risparmiare, ma noi ci poniamo nel futuro nell'idea appunto di migliorare il servizio alla cittadinanza in questa maniera qua. Siamo tutti onorati di aver partecipato e lavoreremo al meglio perché questa unione funzioni e sia realmente un passo, un traguardo verso l'ottimizzazione dei servizi per tutti i comuni che hanno aderito. In questo momento avere questa funzione comunque un po' di emozione la comporta sempre. È una grande responsabilità, però almeno per quanto riguarda, una responsabilità che condivido con tutto il Consiglio dell'Unione, perché solo se riusciamo a fare squadra tutti assieme questa sfida sicuramente la riusciremo a vincere, e la riusciremo a vincere in maniera particolare per i nostri cittadini dell'area del Milanese. Mi auguro che avremo occasione, attraverso proprio i consigli itineranti nei diversi comuni, avvicinarsi anche alle nostre popolazioni. I cittadini forse non sono così a conoscenza del lungo percorso che è stato fatto per l'Unione dei Comuni, delle funzioni che vengono trasferite e della collaborazione che nascerà tra questi comuni, e dunque dovrà essere l'occasione proprio per condividere anche con i nostri cittadini il lavoro dell'Unione.